Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video gameplay di MGRE, diretto sempre da me, Colossus 13. Quest'oggi andremo a vedere la missione numero 23 di Devil May Cry, Guida Materna, che è appunto l'ultima missione. Che cosa dobbiamo fare? Semplice, scappare. Perché una volta che scadranno questi 5 minuti di tempo, tutta l'isola farà boom. E io penso che sia una cosa che non ci interessa, giusto? Insomma, dobbiamo cercare di sopravvivere invece di fare boom. Quindi fatevi tutta la strada all'indietro, evitate i combattimenti con i nemici, ve lo consiglio, è inutile combattere e perdere tempo. Scappate, ormai quel che avete fatto è fatto. Quindi tutti via, evitate quei frost, fregatevene, correte. A parte qui che ci tocca uccidere queste orribili creaturacce del merda. Ok, dovrebbero essere morte se non mi sbaglio, hanno solo questi due. Aspettiamo che muoia anche questo e possiamo andare. Ok, tutti via. Lì ci sarebbe un acqua santa, un intoccabile, non mi ricordo, ma non ne avrete per forza utilità, diciamo, a recuperarlo. Fa perdere qualche secondo, però se proprio siete in una bruttissima situazione, recuperate quell'oggetto. Ok, andiamo qui, vi ricordate è la, appunto, da dove venivamo qui, l'entrata all'inferno era questa. Noi leghiamoci assolutamente lì, saltiamo qui sopra questo oggetto. Dante, su, saltami, lo sta facendo arrabbiare. Ok, e saliremo automaticamente qua sopra. Eccoci che torniamo su, sempre più su. E questa sarebbe la seconda parte. Tecnicamente siamo sempre nella stessa missione. Ok, fregatevene. Però volevo uccidere questo. Mi stava antipatia qua, marionetta. Lo ammetto. Mi stava antipatia. Ora non mi ricordo se questi andavano uccisi per forza o no, però. Ok, aspettate un attimo, prendiamo l'orbe rossa. Questo sì, andavano uccisi ragazzi, quindi abbiamo fatto bene a perdere questi pochi secondi per uccidere questi blade. Ricordatevi di eliminarli al volaccio, appunto usate la modalità demoniaca, tanto non mettetevi limiti, insomma usate tutto ciò che avete e pensate soltanto a fuggire. L'importante è fuggire. Ok, lo so che sembra una cosa un po' rapigliacchi, però è quello che dobbiamo fare. Ed ecco che parte questo filmatino qui. Eccoci qua. Ok. Non so se vi ricordate questo posto. Ci eravamo arrivati, se non sbaglio, nella missione 6. Cosa sta succedendo? Oh mio Dio! Che cos'è quella roba? Altro filmato. È lui o non è lui, signori? Sì, è proprio Mundus, che a quanto pare non vuole arrendersi. Pronti a uccidere Mundus per l'ultima volta, ragazzi? Ok, attaccatelo qui dove c'è questa specie di roba arancione schifosa, vedete? Escono tutte queste orribili mani schifose. Ok, e abbiamo tolto tutta la vita. E come vedete è diventato questo strano schifo con mani ovunque e occhi schifosi. Ok, good boy.
Oh mio Dio! Anche Trish è ancora viva! Trish si sta dando i suoi super mega poteri demoniaci. Abbiamo ricevuto i poteri assoluti! Ebbene, voi dovete utilizzare i poteri di Trish e quindi sono super mega potenti. Continuate a sparare finché non caricate la modalità demoniaca. Via! Oh yeah ragazzi! Appena avete la modalità demoniaca, L1. E vedremo questo bello spettacolo. Ah, il ragazzone non intende proprio arrendersi, Trish, sei viva! Oh mio Dio! Altro momento triste. Dante, Dante, I. Trish, Trish. Devils never cry. Devils never cry. These tears. Tears are a gift. Tears are a gift only humans have. Capito, ragazzoni, eh? Anche Trish ha un animo umano sotto sotto. Moriremo in questo brutto castellaccio. It's never too late. Continuate ad avere speranza. Vi ricordate di questo aggeggio? Non è tutto sto che, ma è sufficiente per scappare da questo posto. Addirittura delle mitragliatrici! Ok, signori, siete pronti? Qui è il capitano Dante che parla. Ed eccoci. Questo è il primo volo per la libertà. Allora, vedete, dovete schivare tutti. Se ci riusciamo, non vedo un cazzo, se lo vedo all'ultimo, visuale strana. Allora, continuate a sparare, cercate di schivare, non riuscire a schivare e siamo fuori! Siamo fuori dalla fottuta isola! Parte un altro filmato in computer grafica, botti, esplosioni ovunque, compresa questa qui. Viola, viola ovunque. Complimenti, avete finito il gioco. Sì, sembra che Trish non abbia mai visto il cielo prima d'ora. Povera ragazza, l'avranno tenuta chiusa dentro una gabbia. Faremo il culo a ogni demone, esatto. Come appunto succederà in Devil May Cry 2, 3 e 4. Ops, non è spoiler questo, no? Devil never cry. Devil never cry. Yes. Yes. Okay, great. Okay, great. Where's the place? Where's the place? Una delle cose che mi sono sempre domandato, un po' come la cosa di Mundus, è... che cavolo è che...
e ti paga per ammazzare dei demoni. Ah, devi far sboronare, ragazzi. Ok, e qui abbiamo i titoli di coda che dureranno un po', insomma, vedremo un po' tutto. Penso di dimostrarvi anche questi, perché alla fine dovrebbe esserci anche le valutazioni, cioè una breve valutazione su tutto ciò che avete fatto, quindi insomma guardiamoci anche tutti i titoli di coda. E penso di avervi detto tutto riguardo la missione, appunto l'importante è scappare, fregatevene tutti i nemici, e Mundus non è molto difficile da uccidere in questa situazione perché è debolissimo, basta utilizzare un po' la storia in modalità demoniaca e gli togliete vita a go. E infine, una volta che Trish avrà passato i poteri, aspettate che la moneta demoniaca si riempi di nuovo, quindi almeno 3 sigilli, premete L1 e partirà con l'attacco fighissimo che abbiamo visto prima. Veramente molto semplice, cioè molto semplice perché sapete quello che dovete fare, ma se vi fate prendere dall'ansia e... Oddio, oddio, perché qualcosa non muore? Perché ha 0 di vita, gli sparo e non muore? Ecco, tipo una cosa del genere. Cosa che mi era successa da ragazzino quando appunto per la prima volta ho provato ad ucciderlo. Ero in preda al panico. E soprattutto se dovesse morire qui vi giocate anche il trofeo d'argento che vi dice di non utilizzare neanche un orb giallo. Quindi se seguite bene la guida come la guida, la mia guida in tutti i dettagli, dovreste riuscire a prendere anche questo interessante trofeo. Per i prossimi invece dovrete finirlo in modalità difficile e soprattutto la più impegnativa, Dante Must Die, e lì è un bel casino, insomma, visto che alcuni nemici saranno diversi, cioè in alcuni scenari saranno nemici diversi, la cosa è molto più complicata, ma molto più complicata. Però adesso vedremo che più avanti potrete di continuare il gioco in modalità facile, cioè modalità difficile, scusate, con tutti gli oggetti e i potenziamenti che avete acquisito in questa partita. Vi basta salvare il file e quando andrete su carica lo scegliete e iniziate questa nuova partita con tutta la roba che avete ottenuto nella prima partita che avete giocato. Quindi appunto avrete tutti gli oggetti, credo anche, sì, anche le abilità e quant'altro, e anche le armi. A parte, no, credo anche Sparda dovreste avere fin dall'inizio. È una mica poco, visto che considerando che sì, la modalità è più difficile, i nemici sono più resistenti, ma avere Sparda fin dall'inizio aiuta. Non me lo ricordavo così lungo i titoli di coda. Vabbè, manca ancora un po'. Ecco il ciondolo, che appunto ricordiamo fa parte di metà è del ciondolo di Vergile, l'altro appartiene a Dante, che appunto appartiene alla madre, i due uniti, sbam, appunto, questo ciondolo perfetto. Sì, ci siamo quasi. Quella lì è la foto di appunto la madre di Dante. Sparda aveva degli ottimi gusti, questo tocca riconoscerlo. E i titoli di quella sono finiti ora, appunto. Con questa bella immagine a fondo sfondo. Eh sì, il produttore è proprio quel geniaccio di Shinji Mikami, il produttore esecutivo, colui che ha avuto la brillante idea di questo gioco. Vediamo un po' se finalmente possiamo vedere la valutazione e salvare. Cosa che gradirei fare. Dovrebbe essere ora, ok. Ah, missione dobbiamo finire in 8 e 11, ma i detti filmati che portano via tutto sto tempo. Ah, avete preso una! Dici poco, ragazzi. Ok, bonus classifica 2000, bonus boss 1000 e sono un bel po' di punti. Ok, apriamo X. Allora, vediamo un po' di quanto ci ho messo a fine gioco, 3.22. Sfere rosse normali, la missione serie ho fatto soltanto quella, BB, C, S, A, BB, ho preso 3C. Peccato, ma guarda, non mi ricordo che missione era. Guarda, era. Ah, Nero Angelo per la prima volta. La 14 un'altra, e 17. Vabbè, pazienza. Ok.
E su questa schermata su cui potete appunto controllare tutto, noi ci salutiamo. Più avanti. No, aspetta, prendete cerchio, ok. Prova modalità difficile e adesso possiamo salvare. Quindi ragazzi, allora per oggi è tutto, finalmente abbiamo finito il gioco. Io vi ricordo di iscrivervi se volete continuare a seguire il canale, di mettere mi piace se il video vi è piaciuto o vi ha aiutato appunto a finire quest'ultima missione, e è arrivato il momento di salutarci. Ciao ciao ragazzi!